Ciao a tutti, allora manco da qualche giorno su questo canale, ma per un'ottima ragione direi, ovvero per la vacanza che è quella che è stata la più bella vacanza della mia vita sotto tanti punti di vista. Molti di voi sapranno, cioè alcuni di voi sicuramente sapranno che originariamente sarei dovuta andare in compagnia per questa vacanza, poi le cose non sono andate come... Non sono andate così, non come volevo, in realtà non sono andate semplicemente. Ora, ho ricevuto commenti del tipo: ah, mi dispiace, sei sfortunata in amore, eccetera. No, io, vabbè, a parte il fatto che sono cose private, io sapete che ho sempre tenuto, a questo tipo di riservatezza, però in realtà io non sono, cioè. A parte che mi vedete, insomma, avete visto soprattutto in questi giorni chi ha seguito su Instagram, io in realtà sto bene, sto benissimo, probabilmente non sono mai stata meglio. Io e questa persona siamo in ottimi rapporti, non c'è assolutamente nessun tipo di problema, semplicemente non abbiamo fatto la vacanza insieme. E probabilmente io dovevo fare questa esperienza perché non l'avevo mai fatta. Beh, non mi vorrei dilungare troppo in questa parte qua perché vorrebbe essere più un video utile a chi magari già mi ha scritto o ha intenzione di andare alle Eolie e so che qualcuno di voi parte proprio a momenti, quindi se posso darvi dei consigli pratici su come, insomma, io poi in realtà ho organizzato ben poco, però la cosa bella, lo dicevo prima al telefono con una ragazza, che non ho avuto neanche un intoppo, cioè è andato tutto liscio come l'olio. Praticamente ho, diciamo, deciso sul momento quello che volevo fare, però se c'è qualche fissato con l'organizzazione, magari gli posso dare degli spunti. Poi lascio alla fine tutte le considerazioni personali, così chi non è interessato, insomma, può cioè, queste cose qua, insomma, poi le può saltare. Allora, iniziamo con l'organizzazione del viaggio. Originariamente dovevo scendere in macchina, l'unica cosa che avevo prenotato all'inizio era l'alloggio a Lipari. Io avevo già deciso comunque di alloggiare a Lipari a prescindere perché soprattutto al porto di Lipari, cioè comunque nelle vicinanze lì anche se poi è piccolo, quindi non è che ci siano distanze enormi, però avevo trovato questa stanza in una specie di B&B vicino al porto di Marina Lunga, che Marina Lunga è il porto dove arrivano gli aliscafi e i traghetti. Avendo intenzione di spostarmi in altre isole, mi sembrava la cosa più furba da fare. Vi confermo, è la cosa più furba da fare. Quindi io vi consiglierei di cercare, vi lascerò tutti i riferimenti qua sotto, quelli che ho io perlomeno e che vi consiglio, poi voi decidete insomma dove andare. Quindi io ho provato su Airbnb, mi era sembrata la soluzione più comoda, ho fatto benissimo perché mi sono trovata molto bene e quindi semplicemente ho prenotato per dormire da lì in questa camera ed era l'unica cosa che era già prenotata. Solo successivamente, quando appunto ho deciso di fare questa vacanza da sola, ho deciso di prolungare i miei pernottamenti a Lipari. E quindi ho semplicemente chiamato il proprietario, insomma, aveva la stanza libera per fortuna, e quindi sono stata tutti i giorni in questa stanza mini, non chiamarla stanza, perché in realtà era abbastanza ampia, con il bagno, il balconcino, molto carina, poi c'era anche una terrazza sopra, accessibile a, insomma, chi abitava lì, bellissima, con la vista del mare, la vista, cioè, lo dirò all'infinito, andate a vedere le storie su Instagram che ho messo in evidenza perché c'era una vista spettacolare da questa terrazza. L'unica cosa potrebbe, è un po' rumorosa la zona perché ci sono ristoranti sotto, c'è il porto, quindi rumori anche dei traghetti, delle cose, però gli infissi erano ottimi, c'era il climatizzatore, quindi si stava molto bene e sinceramente io non ho patito nessun problema di rumore, francamente. Può sembrare quando arrivate perché quando salite magari storcete un po' il naso, però si stava benissimo. Faccio un passo indietro, io alla fine sono andata in aereo perché all'inizio avevo prenotato il traghetto, poi per un caso fortuito ce l'hanno rimborsato, quindi ho prenotato l'aereo. Io ho deciso di arrivare a Palermo e di ripartire da Palermo, una cosa strettamente personale, perché in realtà a livello logistico è più comodo arrivare a Catania, perché ho scoperto che da Catania ci sono delle navette che fanno aeroporto di Catania, porto di Milazzo, così mi è sembrato di capire. Io per vari motivi ho scelto Palermo, però sappiate che è più comodo da Catania. In ogni caso dovete arrivare al porto di Milazzo. Per
per andare alle Eolie. Ci sono degli aliscafi anche da Palermo per Lipari, non li consiglio perché il viaggio è lungo, è un viaggio in mare, ma anche se il mare fosse calmo, tra l'altro, però un viaggio in mare così lungo di 3-4 ore è veramente pesante. Quindi io personalmente non lo consiglio. Ci sono anche altri posti, credo che da Napoli ci siano anche dei mezzi. Insomma, sono molto collegate. Questa è un'informazione che trovate facilmente. Però diciamo che la maggior parte ci vanno da Milazzo. Da Milazzo c'è un'ora di navigazione di aliscafo, che sono anche abbastanza frequenti, quindi è anche molto comodo. Non avete il problema di prenotare chissà quanto tempo prima l'aliscafo, sinceramente. Credo in altissima stagione, forse, però francamente sono così frequenti che secondo me me la cavate. Comunque, per chi arriva da fuori, quindi arriva alla stazione centrale di Milazzo, ecco qua, vi faccio solo degli appunti che secondo me possono tornarvi utili. Esiste la navetta dalla stazione che porta al porto di Milazzo dell'Ast, lasciatela perdere, è praticamente inutile perché all'andata, vabbè, sono arrivata a pelo, quindi taxi al volo, amen, pazienza, ho pagato il taxi. Al ritorno, visto che avevo un range di tempo abbastanza lungo, avevo un'oretta circa di tempo, e ho detto, vabbè, dai, stavolta mi piglio la navetta, tanto 1,60 € mi risparmio il taxi. Invece, dopo aver fatto, tanto ho avuto difficoltà a trovare la fermata perché non è per niente vicino, cioè perlomeno non si vede, quindi ho dovuto chiedere. Arrivo alla fermata dell'autobus, l'ultimo autobus sarebbe passato alle 2 meno un quarto, quello successivo alle 3 e mezza. Voi capite che fate lì, a parte il fatto che nel frattempo il mio treno sarebbe partito, quindi è praticamente inutile. Lasciate perdere la navetta, prendetevi il taxi. I taxi che ci sono lì al porto di Milazzo, alla stazione, scusate, di Milazzo, ecco, secondo me ce ne sono al 90% credo abusivi. Fondamentalmente a me all'andata e ritorno è andata abbastanza bene perché all'andata mi sono unita con una signora che anche lei andava a Milazzo, al porto di Milazzo, quindi siamo smezzati il taxi, quindi abbiamo pagato 7,50 € a testa. Al ritorno mi è andata di culo perché c'era una coppia straniera che anche loro dovevano fare la stessa cosa e quindi praticamente abbiamo pagato 5 € a testa, più o meno costa 15 €. Quindi lì vi dovete arrangiare col taxi. È veramente inutile stare lì a aspettare a cercare la navetta perché ha degli orari che francamente è difficile che possano andare bene, insomma. Gli aliscafi, come dicevo, sono molto frequenti. Allora, la compagnia, l'unica credo sia la Liberty Lines, poi c'è tutta la parte dei traghetti, ma io ho viaggiato solo con Liberty Lines, il sito dove potete fare il biglietto, però in giornata stesso non ve lo fa fare online, almeno lo faceva fare, per cui all'inizio l'ho sempre fatto in biglietteria, se non che un giorno trovo un baldo giovane in biglietteria, quel giorno che sono andata a Salina, e mi ha detto, non so se perché mi ha trovato simpatica, non lo so, io ho fatto simpatia, però mi fa, allora, al ritorno non passare dalla biglietteria, mi ha dato un numero WhatsApp a cui scrivere, che vi metterò qua sotto, perché potete fare tutti così. Voi al numero di WhatsApp scrivete nome, cognome, email, e l'aliscafo che voi volete prendere, per da e per dove andate, insomma. E praticamente loro vi mandano un link via email per acquistare il biglietto, quindi voi non passate dalla biglietteria e credetemi che risparmiarsi di passare dalla biglietteria è molto comodo perché mosche, gente, caldo, meglio evitarsela. Ecco, questo garantì, infatti al ritorno ho fatto così, cioè sia al ritorno da Salina che al ritorno da Lipari a Milazzo ho fatto così. Quindi questa cosa consigliatissima. Quindi questo per come riguarda quello che riguarda appunto per arrivare appunto all'isola, per spostarsi tra le isole ci sono gli aliscafi, quindi sempre quelli della Liberty Lines, sono anche abbastanza frequenti, quindi lì in base al vostro programma decidete e potete muovervi così. Però in realtà ci sono anche una valanga di servizi in barca. Vi dico quelli che ho usato io. Allora, innanzitutto io ho fatto due giri in barca in Gozo, piccola. La prima volta ho fatto il giro di Vulcano con una barca dove eravamo 6-7 persone,
Mi sono trovata benissimo, sono stata fortunata sicuramente, però mi sono trovata veramente bene. Il giro è stato bellissimo, manco a dirlo. Mentre la seconda volta che ho fatto il giro in Gozo ero da sola con il ragazzo che mi ha accompagnato, e anche io di lui vi lascerò i riferimenti perché mi sono trovata benissimo. Questo era un desiderio che avevo, quello di fare il giro in barca da sola, perché da quando ero piccola, poi alla fine del video vi racconterò che desideravo questa cosa. È stato un sogno, è stato bellissimo. Abbiamo fatto il giro di Lipari e di Salina, via mare, stupendo. Perché dicevo ci sono 3.000 servizi? Perché per andare nelle altre isole, soprattutto se volete vedere Stromboli in serata, insomma, dopo il tramonto, gli aliscafi a una certa non ci sono più, quindi l'unico mezzo che avete sono questi barconi. Allora, io ho fatto, ci sono queste escursioni che avevo trovato su un sito inizialmente. Meno male che non ho prenotato dal sito, perché io sul sito l'avevo vista a 75 euro. Lì per lì non mi era sembrato tanto, vi dico la verità, però ho tentennato, ho scritto a sto ragazzo, al ragazzo della barca che mi aveva infatti sconsigliato di prenderlo là, e quindi poi mi sono informata in loco. Ne trovate veramente 3.000, sono dei barconi che fanno di solito o due o tre isole, quindi fanno o Vulcano Panare e Stromboli, oppure Panare e Stromboli, poi lì dipende, decidete voi a che ora partire. Ce ne sono 3.000, però vi sconsiglio vivamente di prendere quelli più grandi. Chiedete la capienza della barca, perché intanto devono essere barche grandi, ok? Perché Stromboli è lontanina, cioè Stromboli è molto lontana, quindi non ci potete andare una barchetta piccola. Però io ho visto, ne è partita una che era enorme, una barca enorme. Sinceramente, lì no. Io ero una che si chiama Regina delle Olie, se non sbaglio si chiama. C'era una quantità di gente accettabile, la barca era grande il giusto, ma neanche troppo e neanche troppo piccola per affrontare quel viaggio. Sono stata bene anche lì. Quindi loro mi fanno fare questo giro qua di solito. Quello che ho fatto io, sono salita sulla barca da Vulcano perché loro si trovavano lì, quindi sono andata a Vulcano, mi sono fatta la mia salita al cratere, sono scesa giù e poi ho aspettato l'orario per salire sul barcone. Da Vulcano siamo andati a Panarea, siamo passati per Lipari ma solo per prendere le persone. A Panarea, ci hanno fatto fare il bagno a Calaiunco, insomma, in questo posto qua. Poi ci hanno sbarcato su Panarea, siamo stati circa un'oretta e mezza forse, o poco, un po' di più. E poi da lì siamo, quindi avete il tempo di girare un po' il paesino. Poi siamo ripartiti, siamo andati a Stromboli, e a Stromboli io mi sono innamorata. Cioè io a Stromboli sono impazzita per Stromboli. Lì ci hanno fatto, abbiamo sostato un po' di più fino alle 8:15, per cui abbiamo avuto il tempo sia di girare il paese, ma anche di cenare. Quindi io sono andata a cenare lì, poi parlo dei posti da mangiare. Ho cenato lì, alle 8:15 ci siamo rimbarcati per andare a vedere la Sciara del Fuoco, dove si vede l'eruzione. Dipende dal giorno, ovviamente, non è sempre uguale, però qualche spruzzatina di lava si riesce a vedere, infatti io l'ho vista. È stato bellissimo, poi si ritorna in notturna. Siamo arrivati a Lipari alle 10:30, sì, erano più o meno le 10:30 di sera. Io devastata, ma ce l'ho fatta. Quindi questo è uno per esempio dei giri, ma ne trovate 3.000 veramente, trovate giri per qualsiasi isola. Quello che io vi consiglio di fare assolutamente, vi faccio adesso un elenco di cose che io ho fatto e rifarei immediatamente. Sicuramente vedere via terra Salina, per forza. Però Salina va vista sia via terra che via mare, assolutamente. Io ho girato poco Lipari, purtroppo, però mi ripropongo di farlo sicuramente il prossimo anno. Quindi io di Lipari purtroppo ho visto poco, però so che ci sono delle belle cose da vedere, però io non vi posso parlare di quelle perché non le ho viste. So che c'è un bellissimo tramonto da Quattro Pani, acqua calda, mi ricordo, comunque so che si vede, ma il bellissimo tramonto lo vedete ovunque là di che stiamo parlando. Immaginatevi il tramonto Stromboli, ecco. Quindi sicuramente via mare e via terra Salina obbligatoria, con tanto di pane punzato da Alfredo, e in generale io a Salina ho affittato lo scooter, ho pagato solo 30 euro, quindi accettabile.
ha preso lo scooter. Ecco, lì però informatevi su, chiedete prima che scooter vi affittano, perché quello che, dove sono andata io, che si chiama Antonio Buongiorno, sinceramente lo scooter era veramente improponibile. Non ero così convinta mi riportasse al porto dove dovevo tornare, però ecco, lo scooter si può affittare tranquillamente, lo consiglio perché Salina è fattibilissima con lo scooter. Io Salina non ho visto tantissimo, per motivi di tempo, ero un po' anche stanchina, quindi io ho visto solo Malfa e sono andata soprattutto, ecco lì, non potete non andarci, sia via terra che via mare, a Pollara. Pollara è qualcosa che se ci penso mi torna il magone perché è il posto più bello che abbia visto in vita mia. Non lo so, forse compete con Stromboli, però no. Perché c'è un colpo d'occhio molto forte a Pollara. Dall'alto, voi vedete, Pollara è praticamente la metà di un cratere che è sprofondato, quindi ha questa forma semicircolare tipo. C'è un colpo d'occhio dall'alto che è stupendo. Poi scendete e arrivate alla spiaggia del Postino, che è fantastico, cioè non vi posso dire le emozioni che trasmette quel posto. Poi è tipo il mio posto ideale di mare perché c'era poca gente, l'acqua stupenda, pieno di pesci sotto, pieno, pieno, io impazzita, cioè io ero nel mio paradiso. Infatti quel giorno ero estasiata veramente. Cioè, mi emoziona ancora adesso a ripensarci. Ho fatto un sacco di video subacquei. Io qualcosa vi metterò a fine video, però mi dispiace per chi non ha Instagram, ma secondo me anche se non avete l'account Instagram ve le fa vedere lo stesso le storie in evidenza. Andatevi a vedere le mie storie in evidenza perché ho salvato tutto. Quindi troverete anche delle sensazioni più a caldo, eccetera. Quindi andate a vedere Instagram. Comunque, Pollara è qualcosa di spettacolare. Cioè, io quando sono arrivata là, non face... da sola, parlavo da sola e dicevo: Madonna mia, ma che cos'è questo posto? Bellissimo. Ero emozionatissima. Poi io, vabbè, la parte diciamo che riguarda vacanza da sola, poi ne parliamo. Però Pollara va vista. Poi ci sono tornata anche in barca via mare, perché via mare ovviamente è anche è un punto di vista diverso. Ecco, non è che sia più bello o meno bello, è semplicemente diverso. Straconsigliato. Quindi questa è una di quelle cose che ho fatto. Poi assolutamente vi consiglio comunque un giro per il paesino il comune di Lipari, che è molto carino. Ci sono dei vicoli e vicoletti che mi sono piaciuti molto. Soprattutto ho scoperto questo, purtroppo l'ultimo giorno, quindi ahimè non ho avuto modo di stare tanto, di vedere tanto. C'è un gattile che si chiama i Gatti Felici di Lipari. Lì ho avuto un piccolo episodio che adesso non mi va sinceramente di ripetere qua, però al di là di tutto è un posto meraviglioso. È un gattile bellissimo. Io sono andata lì. Mi sono spupazzata i gatti che mi sono venuti incontro, ero tipo al settimo cielo, quindi vale la pena, anche perché è proprio bello anche il vicolo, c'è di fronte il giardino di Lipari, molto bello. In generale vi consiglio il castello di Lipari, e poi c'è anche un museo archeologico, lì ammetto non ho fatto il giro, però me l'hanno straconsigliato, perché dicono essere un museo insomma molto importante. Questo per quello che riguarda Lipari. Lipari ci sarebbe tanto altro da vedere, però io non ho avuto modo, lo farò il prossimo anno sicuramente. Per quanto riguarda Panarea e Stromboli, che io ho fatto il giro col barcone, con il barcone, allora Panarea penso di aver sofferto il caldo in assoluto più porco. Era veramente tanto caldo, tanto che ho iniziato a fare i giri dei vicoli, però c'era così caldo che a un certo punto sono tornata indietro perché rischiavo di stare male veramente. Sinceramente è carina, molto carina Panarea, sono tutte bellissime. Adesso qua stiamo parlando proprio di finezze. A me personalmente non ha fatto impazzire, ma perché è il classico posto fighetto, che è lontano da me sinceramente. Quindi boh, prossimo anno se torno sinceramente la salto, ecco, vi dico la verità, perché vista una volta mi è bastato. Invece Stromboli è stata una rivelazione. Io sono stata alle Eolie 25 anni fa, ma non ricordo di essere stata a Stromboli. Stromboli mi è rimasta nel cuore perché, però mi rendo conto che non a tutti potrebbe fare lo stesso effetto. Però io mi sono ripromessa di fare almeno due pernottamenti a Stromboli, perché innanzitutto il paesino è stupendo, cioè io ero incantata dalle strade di Lipari, ancora di Stromboli, ancora più che di Panarea. Poi non ci sono veicoli, non ci sono macchine né a Panarea né a Stromboli, ci sono solo questi mezzi elettrici. Anzi, mi fa morire questo contrasto del fatto che ci siano o mezzi elettrici oppure l'Ape 50 che è tipo euro meno 1000, cioè inquinantissime, eccetera, però sono talmente pochi che.
E di notte deve essere uno spettacolo perché non c'è luce artificiale praticamente, cioè quindi il cielo che voi vedete da lì ve lo sognate da qualsiasi altro posto. E poi c'è il vulcano, la sciara del fuoco con le eruzioni e io prossimo anno assolutamente prevedo trekking là sul vulcano fino all'osservatorio, però va fatto con le guide, quello non lo potete fare da soli. Quindi quella è assolutamente una cosa che vorrò fare, se vi piace, ecco, nel caso organizzatevi di conseguenza, però in quel caso vi consiglio di pernottare almeno una notte lì, perché altrimenti non si riesce a fare a meno che non usciate con qualcuna di queste associazioni che fanno anche la scalata. Però non lo so, a me tutti in realtà mi hanno consigliato di andare lì, pernottare lì e la fai con qualcuno del posto, è molto meglio. L'altra, invece, una cosa che potete fare tranquillamente da soli, sinceramente senza una particolare preparazione, come dire, è la salita al cratere di Vulcano. L'unica cosa che consiglio della vita, assolutamente fate così, è salire la mattina presto. Allora, io ho preso il primo aliscafo da Lipari e sono arrivata a Lipari a Vulcano tipo alle 7:20 perché è vicinissima a Vulcano. E sono salita subito. Io ho impiegato circa 40 minuti, mezz'ora 40 minuti per arrivare su al cratere. Poi però si perde tempo perché stai lì a farti le foto, fai tutto il giro del cratere. Quindi diciamo che alla fine con molta calma, tra salita, foto, giro, riposo, eccetera, in un'ora e tre quarti me la sono cavata. Però vi consiglio veramente salite la mattina presto perché il sole, cioè la parte della salita la fate all'ombra. Quando sono scesa giù, che erano le 10 meno un quarto, così c'era già il sole. E comunque è stata dura lo stesso, cioè a livello di caldo è stata abbastanza impegnativa già alle 7 e mezza, 8 di mattina. Dopo le 10, secondo me, doveva essere inaffrontabile, che almeno io stavo all'ombra. La salita non è ripida, perché è una salita di un dislivello di circa 300 metri, però è dolce come salita. Quindi si fa tranquillamente, vi assicuro, ho visto salire dei bambini. Come chilometri non mi ricordo, devo essere sincera, però ribadisco che è fattibilissima. Su una cosa però io non transigerei, le scarpe. Portatevi delle scarpe buone. Io avevo le scarpe da trail dell'Asics, quelle che ho comprato su Mr. Running, le Gel Trabuco GTX, mi sembra che si chiamino. Sono state fantastiche. Innanzitutto sono scarpe leggere. Quindi anche in valigia non sono pesate. Alla fine, oddio che paura, c'è Zoe. Alla fine l'ho dovuta spedire, ho spedito un pacco perché non mi entrava tutto in valigia. Con quelle scarpe sono andata benissimo, perché vi dico che fareste molta fatica, potreste scivolare, non è difficile che possiate farvi veramente male, però portatevi un paio di scarpe. Non andate con scarpe lisce, con sandaletti, andateci con una scarpa chiusa e possibilmente con un po' di grip sotto la scarpa. Però vi assicuro che è una cosa fattibilissima, ma soprattutto è imperdibile, perché il panorama che c'è da lassù è impagabile. Vedete tutte e sette le isole da lì, poi mentre sali, cioè, non la senti neanche la fatica, perché è talmente bello il panorama che arrivate su tranquillamente, senza... Sì, vabbè, un po' di fiatone, ma niente di che, cioè, si fa tranquillamente, ve lo garantisco. Altre cose da fare, Alicudi e Filicudi mi mancano, io non sono riuscita a vederle, ma perché anche quelle sono lontanucce, bisognerebbe fare un'escursione a parte. Ci volevo un altro giorno, un giorno in più l'avrei fatto sicuramente, per vedere Alicudi e Filicudi, ma mi riprometto, cioè io in realtà ho un sacco di cose ancora da vedere lì, quindi il prossimo anno figuratevi se non ci torno, però penso di tornare a maggio, non più tardi perché è troppo caldo. Poi altre cose da fare, beh, giri in barca, io continuerò a dire giri in barca, io sono patita di barca, cioè, ma in realtà io amo il mare visceralmente e quindi non potrei farne a meno, cioè assolutamente. Come mangiare? Dove mangiare? Allora, io ho cambiato tanti posti per mangiare. Ve ne elenco alcuni che secondo me sono da fare assolutamente. Sicuramente Salina, Alfredo, pane cunzato, cioè, l'hanno detto tutti, effettivamente è un'esperienza da fare. È molto particolare, buonissimo. Io ho preso il pane cunzato. Ah, dritta, prendetene metà. Vi assicuro che già a metà vi saziate, quindi non fatevi spaventare dal prezzo, in realtà dovete prenderne metà. Veramente buona, la qualità degli ingredienti è eccelsa.
Quindi quello assolutamente da fare. Poi a Stromboli, ma ve lo diranno sicuramente quelli della barca, quando prima di scendere, ci hanno detto andate a mangiare da Luciano. È vero che molti ovviamente vi consigliano quelli che hanno amici, insomma, hanno il giro, eccetera, però effettivamente da Luciano era spettacolare. È un ristorante che dall'esterno non gli dareste nulla. In realtà ha una terrazza stupenda dall'altra parte, si vede tutto il paesino, strombolicchio, è stupenda, si mangia molto bene. Io lì ero veramente indecisa se mangiare pesce o pizza. Alla fine ho optato per la pizza perché quando l'ho vista arrivare ai tavoli mi è arrivato un profumo indescrivibile. Cioè, anche a Bologna si mangia una buona pizza volendo, però lì c'era, secondo me, le materie prime erano qualcosa di unico. Quindi la foglia di basilico si sentiva da laggiù. Quindi da Luciano assolutamente consigliato. Per quanto riguarda i ristoranti invece a Lipari, che io praticamente ne ho cambiato uno ogni sera. Quindi ho provato quattro ristoranti diversi, anche se ho fatto lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, ho fatto 5 notti, però quattro ristoranti perché la sera di Stromboli ho cenato a Stromboli, appunto, e ho provato il Galeone, che era letteralmente sotto casa mia. Mi sono trovata benissimo, gentilissimi, dolcissimi, e lì ho mangiato pranzo e cena, e ho mangiato una ricciola che, oh mio Dio, spostati. Buonissimo, quindi straconsigliato. Ho mangiato all'angolo del pesce, che me l'hanno straconsigliato anche quello. Ho mangiato delle fettuccine con le vongole e il pistacchio, anche lì divino. Non solo quello, ma adesso vi cito insomma, le cose che mi vengono in mente. L'angolo del pesce me l'avevano consigliato in tanti. Poi la sera che c'era la partita dell'Italia ho cenato, lì non sono andata sui consigli perché ne avrei avuti altri, tipo pesce cane mi avevano consigliato, però a me piaceva l'idea di guardare la partita dal porto, perché proprio a Marina Corta, che è l'altro porticciolo dove ci sono invece tutte le barche, quasi tutte le barche e le escursioni partono da Marina Corta, lì c'era insomma la piazza dove c'era proprio il porto, Marina Corta, e c'erano vari ristoranti, e ne ho scelto uno che aveva più maxi schermi, quindi ho cenato lì, non lo conoscevo neanche, sono andata lì solo per il posto, però effettivamente ho mangiato bene. Mi pare si chiami da Francesco, però è lì da Marina Corta. Ma avevo preso comunque dei, cosa avevo preso? Degli spaghetti con le vongole, mi sembra, sì, buoni, cioè, ho mangiato bene anche lì. Beh, l'avevo scelta a caso, veramente, non l'avevo neanche preventivato. E poi ho mangiato dal Filippino. Questo Filippino me l'aveva consigliato uno di voi. Era lunghissimo sto video. Me l'aveva consigliato uno di voi il Filippino. E poi me l'ha consigliato anche un ragazzo del posto. Effettivamente, tanta roba. È però un ristorante. Io lo definirei di lusso perché onestamente è molto fighetto. Considerate che nella maggior parte dei locali voi ci trovate giovanissimi a lavorare, è un po' tipico delle isole quello di andare a lavorare nei ristoranti a 15, 16 anni, 17 anni, così. Mentre al Filippino no, Filippino era proprio con tanto di maître e vari camerieri, servizio eccellente, il proprietario è un pazzo, però comunque ho mangiato divinamente. Lì dovete assolutamente andare a mangiare i maccaruna, maccarune in casa alla Filippino si chiamano. Divino, 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 però vi dico che solo quello costava 19 euro e non era neanche un primo di pesce, però valeva la pena. Io l'ho voluto provare a prescindere perché me ne hanno parlato tutti bene, ma in generale io in questa vacanza non è che non abbia badato a spese perché chiaramente ho fatto tutto nei limiti delle mie possibilità, però non mi sono voluta negare niente, io ho fatto tutto quello che volevo. Non mi sono, anche la colazione l'ho sempre fatta a Marina Corta, al bar Il Gabbiano, che straconsiglio, mi sono trovata benissimo, il posto poi vista mare mi piaceva un sacco. Solo un giorno ho cambiato per andare da Suba, che è sul corso, mi era stato consigliato perché questo posto è dal 1930. Tutto bello, però sinceramente non mi sono trovata bene. Servizio scadente, non mi è sembrato tutto sto granché, quindi non ci sono più tornata. Tanto mi faccio, ma a prescindere da tutto, la colazione mi piaceva farmela al porto, quindi l'ho fatta lì. Quindi questi sono, sì, mi sa che vi ho detto tutti i posti dove ho mangiato. Poi ci sono, ecco, una cosa che io vi consiglio: o non vi portate. O mettetevi da parte dei soldi da spendere anche per lo shopping, perché mi è piaciuto tantissimo. Nel prossimo video poi vi farò vedere quello che ho comprato, giusto per come anticipazione, ho comprato questo braccialetto che è fatto di lava e pietra pomice. Poi sono tornata nello stesso negozietto e ho comprato questo invece, che ha questa pietra qua. Questo negozietto si chiama Marta.
però poi nel video haul magari vi racconto meglio, perché ho preso anche la collana. Vi posso raccontare un po' più nel dettaglio, insomma. Dicevo, mio Dio, i negozi che c'erano lì io li ho amati tutti. Dovete solo stare attenti un pochino così, voilà. Però sinceramente anche a Vulcano, mamma mia, i negozietti di abbigliamento, che vestiti bellissimi, stupendi, bellissimi. Però alle cose che ho comprato le dedicherò un altro video, perché sennò questo viene veramente lungo, perché volevo spendere due parole in generale su cosa ha rappresentato questa vacanza per me. Allora, comincio da una cosa fondamentale che vi servirà per capire un po' quello che ha rappresentato per me questa vacanza. Chi mi segue dagli inizi mi ha conosciuta che io vivevo a Catania, però io non sono di Catania, io ho vissuto 3 anni a Catania, ma prima di Catania sono stata 10 anni a Palermo. Io però non sono neanche originaria di Palermo, ma della provincia. Ho vissuto a Palermo 10 anni, prima mi sono trasferita per fare l'università e poi per lavorarci, insomma, ho iniziato a lavorare. Io quando mi sono trasferita a Palermo, esattamente nel 2000, fino a quel momento, i primi 19 anni della mia vita, io li ho vissuti in un'isola. Ma non un'isola come la Sicilia, ma un'isola come le Eolie. Non erano le Eolie, ma in realtà è considerata l'ottava delle isole Eolie, perché io sono cresciuta a Ustica. Quindi io conosco benissimo le dinamiche, molti lo sanno perché nel gruppo Telegram, insomma, qualcuno l'ho detto nel tempo, però non è una cosa che ho mai reso pubblica, ma non c'è un motivo in particolare, non è che me ne vergogni, attenzione. È che è una cosa molto particolare comunque crescere in un posto così. Ustica è un'isola piccolissima, purtroppo conosciuta solo per la strage di Ustica, che poi non è neanche caduto nel mare di Ustica l'aereo, ma lasciamo perdere. È stata affibbiata questa cosa. In realtà il motivo per cui dovrebbe essere famosa è che è stata la prima riserva marina d'Italia, per esempio. Questa cosa fa sì che ci sia il mare stupendo, ma la quantità di pesci che voi vedete a Ustica non la troverete da nessun'altra parte, o nel Mediterraneo perlomeno. Neanche alle Eolie, perché ho visto dei posti pieni di pesci, ma non come li ho visti a Ustica. Comunque, Ustica è un'isola piccolissima, conta circa 1 migliaio di abitanti, poco più. Negli anni secondo me sono diminuiti. Ha una superficie di 9 km quadrati, il giro dell'isola sono 9 km, il periplo, li fate in mezz'ora? No, che cazzo dico? Un quarto d'ora, 20 minuti scarsi. Per darvi l'idea delle dimensioni, io ho fatto il liceo lì, fino al liceo. Ustica è stata popolata dagli eoliani, quindi le tradizioni, i piatti, la maggior parte della cucina, il santo patrono è lo stesso di Lipari, San Bartolomeo. Lo stile delle case è come quello delle Eolie, quindi lo stile è anche il paesaggio, perché è un vulcano spento anche Ustica, quindi roccia vulcanica, la vegetazione è la stessa, quindi i paesaggi sono molto simili. Quindi per me tornare, cioè andare alle isole Eolie, è stato un po' come tornare a casa. Io qualche indizio l'ho dato nelle storie su Instagram, perché in un paio di occasioni ho inquadrato Ustica. Quindi per me era come essere a casa, quindi per questo è stato particolarmente emozionante per me fare questa vacanza e farla da sola. Perché devo dire che è stata... Io non è una cosa che ho esclusa a priori in passato, fare una vacanza da sola, però non pensavo di sentirmela. In realtà è stato stupendo, bellissimo. Io in realtà non riesco neanche ad esprimerla a parole, quello che è stata questa vacanza, perché mi è sembrato tutto così naturale durante il viaggio, durante la vacanza. Non ho mai sentito la mancanza di nessuno, mai, ve lo giuro. Cioè, sono sempre stata... mi sono sempre bastata, non so come altro dirlo. Facevo quello che volevo, a che ora volevo, per il tempo che volevo. Spesso mi sono trovata a sedermi da qualche parte, così ad ascoltare le persone intorno. Quando potevo, a volte mi sedevo apposta vicino, magari in una panchina, non vicino, cioè a distanza di sicurezza, però nelle vicinanze di qualcuno del posto, perché mi piaceva l'idea di iniziare a parlare con loro. Poi appunto per me, essendo il mio cognome è proprio tipico eoliano, quindi quando dicevo il mio cognome mi chiedevano se fossi residente. Quindi per me è stato naturale, cioè non saprei come altro definirlo. Io ero a casa, cioè non mi sentivo in un posto sconosciuto. Le stesse emozioni che si provano a stare in un'isola, io non ci abiterei mai più, non ci tornerei mai più, prevengo qualsiasi domanda, perché vivere in un'isola è dura.
molto dura, non per tutti, per carità, c'è chi ci vive tranquillamente. A me è sempre stata stretta. Io quando sono andata all'università, cioè sono passata da 1000 abitanti a 1 milione di Palermo, non ho sentito minimamente il trauma. Io proprio volevo già evadere da tanto tempo, quindi quello non mi manca, però per le vacanze è un posto che io consiglio perché trovate un'accoglienza diversa o delle dinamiche diverse. Le dinamiche di un'isola sono totalmente diverse da quelle di una città, anche la più turistica. Sono proprio cose totalmente diverse. Quindi ci sono tante cose di questo viaggio che a me hanno emozionato. Adesso è diverso, è difficile parlarne adesso. Il durante è stato. Io solo so quante volte mi rivedrò tutte le storie che ho fatto e salvato. Sono contentissima di averne fatte tante. Non mi è pesato per niente, anzi, cioè io ovviamente le condividevo quando potevo, insomma. Che poi potevo, ero da sola, non dovevo dare conto a nessuno. Solo il giorno della vacanza, sì, il giorno del giro in barca da sola, diciamo che sì, avevo il telefono in mano perché riprendevo, però non pubblicavo nulla, non me la sono, diciamo, più gustata. Però ecco, insomma, vi ho svelato il segreto di Pulcinella in realtà, però vi serve per capire il perché io abbia sentito così tanto questo viaggio. Poi per il resto, come vacanza da sola è una cosa che io consiglio tantissimo. Sinceramente vi spinge a socializzare di più, perché io onestamente se viaggio in compagnia di qualcuno raramente mi metto a parlare con qualcun altro, cioè non ti viene, cioè invece anche lì a Pollara, mi ricordo, no? Eravamo pochissime persone. Ho assistito a una scena bellissima. Adesso se ci penso perché c'era un signore che si era fatto male al piede. Si pensava fosse la spina di un riccio, in realtà era un pezzettino di uno scoglio che gli si era infilato nel piede. E c'erano dei ragazzi, tre, una coppia e una ragazza, un'amica, che facevano il bagno là, parla qui, parla lì. Insomma, questi ragazzi hanno. Aveva la, una di queste ragazze aveva la pinzetta per estrarre questa cosa dal piede del signore, che tra l'altro di lavoro ha fatto anche, insomma, delle cose simili, quindi era in grado di farlo. E quindi c'è stato questo. Lui che era grato tantissimo a questa ragazza, l'ha ringraziata tantissimo, grazie, perché poi risalire da lì con questa cosa nel piede sarebbe stata tosta. E poi lì si sono messi a chiacchierare un po' tutti insieme. Boh, io non, difficilmente l'avrei fatto in compagnia, non lo so, sarei stata molto più sulle mie, che poi io in realtà caratterialmente sono così, cioè io sono una molto riservata, molto timida, però io mi sentivo a casa, cioè mi è venuto spontaneo, ha tirato fuori, è come se mi avessero risvoltato, non so come dirvi, come se. È come se avessero girato un calzino, avessero, come se questo viaggio su di me avesse risvoltato un calzino, non saprei come altro dirlo. Ha tirato fuori veramente tantissimo, veramente, sono contenta e grata a me stessa per essermi regalata questa esperienza. Sicuramente ci sarà, perché purtroppo ragazzi, cioè, a me dispiace ricevere questo tipo di messaggi, però beata te che hai soldi, beata te che ti sei potuta permettere, io non me lo posso permettere. Non le scrivete queste cose, sono veramente tristi, ma veramente tristi. Cioè, io questo viaggio che ho fatto, l'ho fatto. Io adesso sono riuscita a fare questo viaggio grazie al lavoro che sto facendo, che non è stare qua davanti alla fotocamera, cioè c'è ben altro fuori da questa fotocamera. Lo so, purtroppo io sono 40 anni quest'anno, cioè io non ho mai potuto fare un cazzo nella vita. Ho fatto pochissime esperienze, sempre risicate, sempre con i centesimi, letteralmente centesimi contati, o comunque sempre a guardare quanto costa questo, quanto costa quello. Però io vi dico, sinceramente, la vacanza a Lipari si riesce a fare anche con non tantissimi soldi. Allora, la stanza, volendo, riuscita, tanto dipende dal periodo, ovviamente se ci andate a Ferragosto, ovvio che si paga di più, però se programmate di qualcosa da fare alle Eolie il prossimo anno, andateci maggio-giugno massimo. Io vi assicuro che riuscite a trovare una stanza anche a 40 euro a notte, diviso 2 per esempio. Io avevo prenotato una che era per 2, costava sui
70 se non sbaglio, quindi ho pagato di più, ma perché era originariamente prenotata per due persone. Però si ritrova, vi assicuro, perché l'ho guardati fino a prima di partire, si trovavano anche delle stanze a 40-50 euro a notte per due persone, quindi diviso due, 25 euro a persona. Sono tutte cose che potete prenotare in momenti diversi, quindi magari se programmate una vacanza, fate che 2 mesi prima prenotate da dormire, oppure l'aereo, poi il mese dopo magari prenotate per dormire, così vi diluite le spese. Perché poi per il resto lì decidete voi cosa mangiare. È chiaro che se andate a mangiare dal Filippino spenderete non meno di 50 euro a persona. Se andate a mangiare nel ristorante, quello un pochino più, una trattoria, quello un pochino, sì, ve la cavate anche con meno. Insomma, si può scegliere cosa fare. Dimenticavo, i giri in barca, quello che vi dicevo, quello di Stromboli e Panarea, sul sito l'avevo visto a 75 euro. In realtà sul luogo poi me l'hanno fatto a 40. Quindi, infatti io quando mi ha detto 40 pensavo fosse poco, perché 40 euro mediamente costa anche il giro in barca, quello normale, quello piccolo, diciamo. Non da soli, in esclusiva costa di più ovviamente, però se vi unite ad altre persone come ho fatto io il primo giorno, con 40 euro ve la cavate. Quindi non mi aspettavo che questa di Panarea e Stromboli costasse 40, anche perché se voi prendete la discafo per andare a Stromboli e tornare pagate di più. Costa credo sui 26 euro andata e 26 a tornare più o meno. Quindi lì dipende, insomma. L'aliscafo Lipari-Milazzo costa sui 20 euro, 23 secondo se avete bagagli o meno, bagagli intendo bagagli grandi. Che altro? Boh, cioè, comunque diciamo che si riesce a fare senza spendere troppissimo. Ecco, io onestamente quell'aspetto lì l'ho guardato relativamente perché, ripeto, mi sono voluta proprio coccolare, quindi non volevo star lì a pensare, ma questo no, questo con l'altro no, e questo. Io credo di avervi detto tutto. Trovate sul mio Instagram, ripeto, tutte le storie in evidenza dove potete vedere veramente tutto. Io non vedo l'ora di riguardarmi perché per me ovviamente è più emozionante. Questo video è diventato lunghissimo. Aspettatevi un video haul con gli acquisti che ho fatto, di tutti i tipi, letteralmente, e un video con i prodotti che mi sono stati fondamentali e di vitale importanza, e quelli che invece sono stati dei flop che non mi sono piaciuti. Ne parleremo, ecco, devo un attimo raggruppare le cose. Io spero di esservi stata utile in qualche modo. Faccio una buona auguri di buona vacanza a chi sta per partire, perché lo so che c'è. Due o tre sicuro mi hanno scritto che devono andare a breve. Spero di esservi utile in qualche modo. Nel caso scrivetemi. Spero di non essermi dimenticata niente comunque. E niente, quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Pazzesco.
questa dell'anno, questa custodia. L'acqua caldissima, ma le caprette lì, cioè, fantastico. Ma mi fa impazzire quella lì che si sta, forse non so se si vede, sta all'ombra. Thank you.
Qui sopra vedi anche le palmenane, quelle che avevi visto anche ieri a Basiruzzo. Ah, sì, sì. Un saluto a Milano, un bacio, ciao ciao, dai.